Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Parliamo adesso di depurazione. La Calabria è all'anno zero, il 60% degli impianti non funziona, lo conferma la Regione. Tante le criticità e fiumi di soldi pubblici sprecati in 10 anni, pensate, persi 900 milioni di euro. Poi l'appello ai sindaci, vigilate, sentiamolo, Salva Baldino. Quando si parla dei depuratori in Calabria sembra di entrare in un labirinto nebbioso in cui è difficile trovare la via d'uscita. Oggi il 60% degli impianti non funziona, questo dicono i dati ufficiali confermati dalla Regione Calabria, eppure sono stati spesi fiumi di denaro pubblico. In Calabria sono stati spesi oltre 900 milioni di euro in 10 anni nel periodo del commissariamento e siamo ancora purtroppo all'anno zero. Lo avete sentito, 900 milioni di euro, il risultato, il territorio è ancora all'anno zero. Il tentativo del governo Oliverio è intervenire per rendere efficienti gli impianti impiegando questa volta le risorse del patto per la Calabria. Ma quali sono i punti critici? Sono il Mesima, sul terreno c'è il Mesima, c'è il Savuto, quindi non c'è la Terenese, c'è una parte della Tralangito e l'Amato, quindi nella piana nel Golfo di Sant'Ofemia, e c'è la zona di basso Tirreno Cosentino, c'è da Paola fino a da Paola, Fuscaldo e Fiume Freddo, poi c'è la parte ionica con Corigliano in modo particolare, e poi la zona di Crotone, alcune zone su Catanzaro, però queste molto 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 di meno. E la zona critica poi per eccellenza è quella di Bovalino. A Bovalino ci siamo sostituiti noi all'amministrazione comunale d'accordo con la procura di Locri. Ogni estate ci troviamo al capezzale del mare. Come sta il malato cronico? Pallaria dice meglio rispetto allo scorso anno, ma non è ancora un mare da bere. Le situazioni sicuramente miglioreranno. Sta poi ai sindaci in modo particolare, a cui mi appello, essendo un sindaco pure io, che dobbiamo controllare effettivamente che le cose funzionino al meglio.